Benvenuti a Si Viaggiare, che in questo periodo chiamiamo diari di viaggio per ospitare i racconti dei nostri inviati. Con Roberto Taglialegna vi portiamo in Campania, in costiera, a Sorrento, dove fiduciosi si stanno organizzando per la bella stagione. Il sole, il mare, la voglia di tornare ad abbracciarci, le immagini di Sorrento, città ricca di cultura, pronta al grande rilancio, il turismo, la grande forza che aspetta segnali confortanti. L'amministrazione comunale non ha dubbi, noi siamo pronti. Stiamo lavorando contemporaneamente alla fase 2 e alla fase 3, di aiutare tutti gli imprenditori a riaprire la città e poi prepararci, diciamo, al rilancio in grande per il 2021, anche perché questa stagione è già compromessa, però comunque la città va aperta, va data la possibilità a chiunque voglia venire a Sorrento di godere le sue bellezze naturali e paesaggistiche. Piazza Tasso, borgo di Marina Grande, con le barche dei pescatori che aspettano di tornare in mare. Il balcone, dove nel film Pane, amore, una splendida Sofia Loren si affacciava. E poi, nonostante ancora chiuso, per noi di Si Viaggiare si sono magicamente aperte le porte dell'Hotel Vittoria, immagini del passato che si confondono con quelle di oggi. Proviamo a sognare. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Questo è il pianoforte su cui Lucio Dalla ha composto le prime note della canzone Caruso, quando ha soggiornato qui da noi nel 1986. E poi vedete che abbiamo molte fotografie originali che abbiamo raccolto in tutti questi anni. Alcune di queste ci vengono anche di tanto in tanto regalate sia dagli appassionati carusiani, ma anche dalla famiglia stessa di Caruso. Ci raccontava che questi disegni sono stati proprio disegnati da Caruso. Caruso amava fare le sue caricature. E quindi questi sono originali delle caricature fatte da Caruso stesso. È molto ambita questa stanza. È molto ambita, è una delle stanze più richieste dell'albergo, fa parte della nostra collezione Suite One of the Kind, che in realtà sono stanze dove ognuna di queste stanze ha una storia da raccontare. C'è la suite Caruso, abbiamo la suite Pavarotti, la suite dedicata alla principessa Margaret e la suite che abbiamo poi dedicato anche a Lucio Dalla. Se voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai. Qui siamo in un, possiamo dire, un piccolo museo, perché voi avete lasciato letteralmente tutto lo stile del bagno come dell'epoca. Il bagno rispecchia esattamente il bagno dell'epoca di Caruso. Lei lo può vedere come, diciamo così, non ha le comodità dei bagni di oggi, ma è stata proprio una volontà, una scelta aziendale di mantenere questo tipo di stile per questa camera. Ha dovuto mai fare i conti con qualche cliente un po' sbadato? No, diciamo così, i clienti sbadati sono in buona fede e lo fanno per non per cattiva volontà, quindi no. E scioglie il sangue di Madonna.